A 10.000 mi piace uscirà un nuovo video. Io non ero mai stato sulla neve, mai. Però diciamo che sciare comunque ha un costo che non mi sono mai potuto permettere e quindi non ci ero mai andato. Sabato mattina mi sveglio alle 7. È già qua, il sabato sveglio alle 6-7. Inizio a vestirmi con vestiti che non erano miei perché non li avevo. Ma sono tipo due calzini, la termica, una maglietta. Ero vestito non pesante, di più. Mi sono anche ammalato praticamente. Saluto mia mamma. Mamma, io vado, se non torno vivo, cedo tutto. Ciao. Grazie, anche a te. Quindi scendo le scale. Ci siamo, non so chi me l'ha fatto fare, ma ci siamo. In tutto questo ci sono gli amici e diciamo che non sono molto abituati a essere ripresi, però in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Ciao. Al valle. E qua Io dove ragazzo, dormo in macchina. ci mettiamo? Ma come facciamo a starci qua? Dopo un viaggio infinito, dove mi sono anche addormentato. Siamo rimasti in due. La situazione è tosta. Come prima volta, iniziamo bene, vero? Benissimo. Siamo arrivati. Iniziano i piccoli problemi che mi fanno capire che la giornata non è così perfetta. Allora siamo arrivati, c'è un problema però. Non abbiamo niente. Io e lui non abbiamo niente, siamo andati a sfruttare tutto. Quindi adesso vedremo un po'. Ho paura, io comunque non volevo Noleggio, venire. eccolo lì, noleggio. Appena arrivati vado a affittare il caschetto, la tavola e gli scarponi. Anche lì mi sembrava una cosa stranissima, degli scarponi giganti, non riuscivo neanche a camminare. Non sono pronto. Boh, non volevo farla questa cosa. Cioè io devo scendere da lì e poi da quella cosa giù in fondo là. Secondo te riesco? Aspetta, c'è un pronostico. Quante volte cado oggi? E aspetta, io riesco a imparare? 20 volte sicuro, cadi. Ok, imparo o non imparo? Dipende da te, devi andare convinto. I miei amici, essendo così amici, così bravi, credevano così tanto in me, come prima volta mi hanno fatto fare la pista più difficile. La pista nera. Sì, comunque male. Guarda dove scende da là, eh. Secondo me io mi faccio male. Ma non da là, ne. Mamma, ti ho sempre voluto bene, giuro. Fammi un tutorial. Tacco, punte, vai così col davanti per girare, tipo sei sulle punte e tiri così. No, sei incazzato. Poi non lo so. Provateci. Io sul momento non capivo perché ero anche preso dall'entusiasmo, magari, non lo so. Ecco, qua non sono i problemi. Io come faccio a scendere adesso? Mamma mia. Sono 20 anni, la trista. Oh, come faccio a frenare? Vai dritto. Porca. No, raga, è finito i problemi, Mi per cadere. No, aspetta, io non riesco ad andare avanti, c'è un problema, Allora, andiamo avanti così. Mattuzzo, anch'io, Mattuzzo. No, mi fa male le gambe già. E adesso? Non aver paura, Dom! Prendi una bottarella! Non devi lasciarti andare! Vai! Alzati in piedi! Stai con i talloni in giù quando ti alzi! Ok? Non lasciarti andare! Sì! Devi tenere tutto così! No, tieni il tallone su quando. Devi andare di là, se no non ci arrivi più. Ti alzi, tieni i talloni, tieni le punte in su col tallone in giù. Come faccio? Non so, io non riesco. Vai. Tieni i talloni. Quella è la punta. Figa, Ok, tieni le punte in su quando ti alzi e ti metti così e vai giù di qua, così piano. Metti la mano in avanti. Ok. Non lasciarti andare, vai giù, vieni di qua, curvati, metti il piede destro davanti, non ti devi lasciare andare. Frena, frena. Allora, io sono qua, sono detto a fare questa discesa qui, ma non riesco a farla, cioè, sto cadendo continuamente. E mi sta passando la voglia di stare qui, voglio andare a casa. Come prima volta devo dire che non ci siamo per niente, molto traumatica, molto. Adesso proverò a farla e vediamo cosa esce. Allora, mi hanno insegnato bene, cioè più che altro si è imparato bene. Mamma mia, ragazzi, che paura. Dopo essermi fatto tipo metà pista cadendo, quando prendo un po' troppo coraggio e succede questo. Ho
rischiato di rompermi il ginocchio. Sono fatto malissimo. No, ma ti sono fatto malissimo io. Io mi sa che lascio, eh. Dal video non rende molto. Ma io ho preso così tanta velocità. A un certo punto mi giro per vedere dove fosse il mio amico. Mi giro e cado. Io non mi ricordo bene cosa è successo. Se non che ho tipo visto, veramente, ho visto le stelle. Cioè, nel mentre che cadevo, io ho visualizzato il ginocchio spezzarsi. Non so come dire. Con le stelline di fianco. Mi fa ancora male tuttora. Io non so cosa sia successo. Dovrò andare a farmelo controllare. Sono andato da un massaggiatore, mi ha detto che ho rischiato di rompermi il ginocchio. No, mi sono fatto malissimo al ginocchio. Porca puttana. La situazione è critica. Mi si è girato sto ginocchio. Sì, mi sono fatto malissimo al ginocchio io. Mi si è girato, è rimasto sotto la tavola. Mi fa male. Io dormo. Ciao. Ah sì, tutto questo è successo nel giro di 3 ore, eh? Perché io alle 10:30 del mattino avevo finito, avevo terminato la mia giornata sullo snowboard. Quindi ho pagato tutta la giornata, che non costava neanche poco, eh. E ci sono stato tipo 2 ore e mezza, 3. Cerco di aggiungere gli altri, mi sono fatto stramale. Ma molto male. Aia, aia, aia. Ma sono ricaduto. Per fortuna non ero solo, ma c'era anche il mio amico. Ce l'avevamo fatti male insieme, non eravamo capaci. E abbiamo fatto tipo 5 ore e mezza, 5 ore di camminata per raggiungere gli altri, ovunque si spostassero. Niente, abbiamo abbandonato la nostra discesa perché io ho il ginocchio tipo distrutto, mi fa malissimo. Boh, ci abbiamo a mangiare qualcosa. Il trauma oltre al ginocchio, qui mi si è rotta la cerniera. Devo prendere il telefono e non posso. Oggi è la giornata, no, dobbiamo rimanere a letto. Stavamo raggiungendo i nostri amici che erano andati nella montagna di fronte alla nostra. Solo che loro erano andati sciando. Noi a piedi, quindi loro ci hanno messo tipo 20 minuti. Noi ci abbiamo messo tipo 2 ore. Comunque pesa un botto anche la tavola. Basta. Ciao. No, fermati. No, non si ferma più, Mattut. Fermati, fermati, fermati. Fermati. Tutto questo solo per mangiare. Poi dovevamo tornare. E con tutta la fortuna del mondo che abbiamo, dopo essermi quasi rotto un ginocchio, cosa poteva succedere? La funivia si blocca. Bene. Ci siamo bloccati sulla funivia. Perché? Non va più avanti. E ora? Una giornata peggiore di questa non poteva esserci. Siamo qua. Fermi. Fermissimo. Non ci muoviamo di un centimetro. Faccio un pisolino. Quindi, arrivati al tavolo, loro erano già seduti da tipo un'ora. Però ci hanno aspettato, almeno quello, ci hanno aspettato. Ragazzi, è arrivato il conto, 129. Te, ambasa di crapame, te, Ricky. Durante la strada di ritorno, io mi ero fermato a fare delle foto molto semplici. Appoggio per un millesimo di secondo la tavola per terra. Ma un millesimo di secondo. La tavola decide di scappare. È scivolata. Si è fatta tipo 1 chilometro, giuro, 1 chilometro. Si è fatta tutta la discesa qua. E adesso boh, devo andare a cercarla, solo che la neve qui è altissima. E quindi vediamo. Che poi la tavola non è mia, quindi dovrei riportarla. Eccola, l'ho vista. Mi sa che è altissima qua. Eccolo, eccola lì. Eccola. È altissima la neve. Vediamo. Sì. Ma dai, pensavo fosse più alta. Comunque ragazzi, come prima esperienza, mai più, ve lo giuro, mi è passata la voglia. Io non verrò mai più sulla neve. Eccola qua, fatto un bel viaggettino, eh. Cioè da là è partita, da là, da su in cima. Mamma mia. Allora, togliamo un attimo seri. Se posso darvi un consiglio, è quello di buttarvi in ogni cosa che fate. Ad esempio, questa è stata la mia prima volta sulla neve, con lo snowboard. Però se posso dare un consiglio, sempre che torno vivo, è quello di buttarvi e provare a far tutto nella vita, perché così non avrete mai rimpianti e potrete dire di aver provato tutto, almeno quasi tutto. Quindi in conclusione, fate tutto quello che potete fare per non avere rimorsi, divertitevi e state a testa. Se cercate, non fatevi male, non come vi ha fatto noi. In conclusione di questa fantastica per modo di dire esperienza, se vi chiedono di svegliarvi il sabato mattina, rifiutate sempre. Vi ho fatto anche conoscere i miei amici, spero vi siano piaciuti. Sì, lo so, sono un po' strani, però sono così. Fatemi sapere se volete altre avventure un po' così con i miei amici qui nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Comunque penso che non metterò mai più un piede sulla tavola da snowboard. Mai.